È l'alba del giorno di Natale. Peppa e la sua famiglia sono a casa di nonno e nonna Pig. George, svegliati! È arrivato Babbo Natale! Le bolle di sapone, fumetti e dei bei mandarini! Mamma! Papà! È Natale! Che c'è? Ma è troppo presto, Peppa! Perché non andate a dire Buon Natale a nonno e nonna Pig? Nonnino! Nonnina! Oh, Pig! Niente panico! Salite tutti in coperta! Oggi è Natale! Ma sono solo le 3 del mattino! Babbo Natale è già arrivato! Possiamo andare a vedere se è ancora in casa? No! Babbo Natale qui non c'è! Guardate! La carota, il succo e la tortina non ci sono più! Ha lasciato solo le briciole! Certo! Perché a Babbo Natale piacciono molto le tortine! E ci sono dei grossi regali sotto l'albero! Avevo chiesto a Babbo Natale una bambola! Nonna, possiamo aprirli adesso? No, apriremo questi grossi pacchi dopo il pranzo di Natale! Oh, va bene! Peppa e la sua famiglia sono a tavola per il pranzo di Natale! Spezziamo i biscottini! Guardate, ci sono delle coroncine belle! Sì, anche delle trombette! E un indovinello! Cosa fa sfrecciare un aereo in cielo? Io non lo so! Un arcobaleno! questo budino di Natale è delizioso! Peppa e George mi hanno aiutato a farlo! È vero, l'abbiamo girato noi! E hai espresso un desiderio? Sì! Io ho desiderato... Non ce lo dire! Andiamo a aprire i nostri regali! Sì, evviva! Questo qui è per George! È una pista per le macchinine da corsa! Sembra un po' complicato! Dunque, vediamo... Questo va qua, quest'altro va qua... E queste vanno qua! Ti sfido a una corsa! Pronti? Ai posti? Via! Papà e nonno Pig si divertono a giocare con le macchinine da corsa. Quello non dovrebbe essere il regalo di George? Credo che George si diverta altrettanto giocando con la scatola. Questo qui è il tuo regalo, papà Pig. Oh, calze! Io ho ricevuto calze! 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 Allora quest'ultimo regalo deve essere per... Me! Ho chiesto una bambola che cammina, che parla e che può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire. Oh, mangime per uccelli! Mangime per uccelli! Quello è il regalo per Polly Pappagallo. Però questo era l'ultimo pacco. Babbo Natale si è dimenticato di me. Sì, pronto? Potrei parlare con Peppa? Sono Susie Pecora. Peppa? È Susie Pecora. Pronto? Ciao, Susie. Hai ricevuto la bambola? No. Io sì, invece. Pensa che piange, ride, chiude gli occhi e fa anche tante altre cose. Babbo Natale ha dato la mia bambola a te! No. Sul bigliettino c'è scritto per Susie Pecora. Allora Babbo Natale si è dimenticato di me. Ho, ho, ho! Babbo Natale torna a casa. Questo era l'ultimo regalo da consegnare per quest'anno. Oh, ma che cosa c'è qui nel fondo del mio sacco? Babbo Natale non può essersi dimenticato. No, perché sono sempre stata buona e brava. Ho, ho, ho! Babbo Natale! Buongiorno! È sceso attraverso il camino, possibile? Ma certo, lui entra così, nonna! Ecco, questo qui è il tuo regalo, Peppa! Scusa se è arrivato in ritardo! La mia bambola! Grazie tante, Babbo Natale! Gradirebbe del budino al cioccolato? L'abbiamo girato George e io e abbiamo espresso i desideri! Gustoso! Il mio desiderio era che Babbo Natale venisse a trovarci il giorno di Natale. E sei arrivato! Ho, ho, ho! L'elicottero di soccorso! Peppa e la sua famiglia sono alla festa dell'estate. Guardate! Un'esposizione di mezzi di soccorso. Nonno Cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma Pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora Coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero.
Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo. D'accordo, saltate su. Che peccato, non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva, stiamo salendo in cielo. Certo, e può salire su in verticale. Oh, scendere giù in verticale. Evviva! Evviva! Oh, e anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza, emergenza, chiamata per l'elicottero di soccorso. Sto arrivando. Siete fortunati, c'è un lavoro da fare. Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora coniglio. Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor toro. Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita. Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Beh, non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma papà è rimasto solo. Pronto? Papà Pig, potresti tornare a casa da solo. La signora coniglio ci sta dando un passaggio. Sì, va bene. Papà, papà, siamo andati su e giù e poi abbiamo anche fatto il giro della morte. Oh, quanto mi dispiace di essermelo perso. Ci vediamo a casa. Ma chi ha messo qui quel grosso tubo? Ah, ho trovato. Farò una scorciatoia. Che guaio. C'è un po' di fango. Avanti, macchina! Papà Pig ha bisogno di andare a casa. Papà Pig è bloccato. Chiederò a Nonno Cane di venire col carro attrezzi. Pronto? Qui il soccorso stradale. Sono bloccato nel fango. Può venire in soccorso, per favore? Mi scusi, Papà Pig, ma sto spostando un grosso tubo di metallo che qualche incosciente ha lasciato in mezzo alla strada. La metto in contatto con un altro servizio di soccorso. Pronto? Qui i pompieri. Sono bloccato nel fango. Può venire in mio soccorso, per favore? Mi scusi, Papà Pig, ma sto salvando una tartaruga che è bloccata su un albero. Vieni giù, Tiddles. Non capisco perché ti piaccia tanto arrampicarti sugli alberi. Sei una tartaruga. Non si preoccupi, la metto in contatto con il servizio di soccorso più elevato del paese. Cos'è questo rumore? Ma io sto volando! L'elicottero della signora coniglio ha salvato Papà Pig. Evviva! Che fortunato, papà! Così ha fatto anche lui un giro in elicottero. Gli facciamo vedere di cosa è capace il mio elicottero? Sì! Può salire su in verticale. Wow! E poi scendere giù in verticale. Wow! E anche fare una bella giravolta! A tutti piace andare su e giù e girare, girare sull'elicottero della signora coniglio. Rovo di more! Peppa e la sua famiglia sono a casa di nonno e nonna Pig. Oggi ho deciso di fare una squisita torta di mele e di more. Miam! E avrò bisogno di voi coraggiosi esploratori per cogliere i frutti. Agli ordini, nonna Pig! Nei cestini ci mettiamo le mele. E nei secchielli ci mettiamo le more. Per prima cosa la parte più semplice, e cioè raccogliere le mele. Contiamo tutti fino a tre e poi scuotiamo forte l'albero. Uno, due, tre! E adesso cogliamo le more. Perché non facciamo una semplice torta di mele, Mamma Pig? Perché le more nella torta sono molto gustose, Nonno Pig. Va bene, adesso inizia la parte difficile. Però questo è proprio un rovo di more con i fiocchi. Questo cespuglio di rovi si trova qua da quando ero piccola così. È un arbusto troppo cresciuto. Avrei dovuto sradicarlo molti anni fa. Nonnino, perché mai
mai dovresti togliere il rovo delle more? Non mi piace per niente il modo in cui mi osserva. Ma che dici, nonno? È solo un innocuo rovo. Ed è carico di splendide more gustose. George ha notato alcune grosse e succulente more. Oh. Attento, George, potresti pungerti con le spine. Per prendere le more difficili da raggiungere, ho un bastone. Nonno Pig, sei un nonno fantastico! Ma le migliori more sono quelle che si trovano nel punto più alto. Per questo ho portato la mia scala. Non ti sporgere troppo, mi raccomando, mamma Pig. Non ti preoccupare, mi arrampico su questi cespugli di more da quando ero piccolissima. Sì, ma ora non sei più tanto piccola. So quello che faccio. Oh! Ai ai, mamma Pig è caduta nel rovo. Mamma, riesci a uscire da lì? No, mi sono impigliata. Sei imprigionata in un rovo di more, proprio come la bella addormentata. Cosa? Tanto tempo fa c'era una principessa che si chiamava la bella addormentata. Un giorno si addormentò, crebbero tanti rovi e rimase lì per 100 anni. Ah, è una bella storia, Peppa. Arriva Susy. Ciao, Peppa. Ciao, ciao, Susy. La mia mammina è rimasta imprigionata in quel rovo di more e ci rimarrà per almeno 100 anni. Come la bella addormentata. E verrà salvata da un bellissimo principe con il suo bacio incantato. Alla mia mammina oggi è capitata questa avventura bellissima. Vorrei tanto che anche la mia mamma avesse un'avventura come questa. Qualcuno può pensare ad un modo per farmi uscire da qua? Non ti preoccupare, mammina. Fra 100 anni esatti, un bellissimo principe verrà a tirarti fuori da lì. Sono io quel bellissimo principe. Nonno Pig, mi presti le tue cesoie da potatura, per favore? Un grandissimo piacere, o prode messere papà Pig. Fatevi indietro, per favore. Meriti questo brutto rovo spinoso. Evviva! Oh, principe adorato. Principessa cara. Veramente dovevi rimanere là dentro per 100 anni esatti? Mi sono bastati 5 minuti, tesoro. La mamma si è trasformata in un rovo di more. Pensavo che queste cose succedessero solo a me. Resta ferma mentre cogliamo le more. Su, portiamo tutti questi frutti a casa da nonna Pig. Nonna! Poi la mamma è caduta nel rovo ed è rimasta là imprigionata. E poi si è messa a gridare: oh, aiutatemi, aiutatemi! Poi è arrivato Papino e l'ha messa in salvo. Fine della storia. Ti ringrazio, Peppa, ma questa storiella ce l'hai raccontata abbastanza per oggi. È divertentissima. Una cosa è sicura: non voglio mai più rivedere una mora in vita mia. Quindi non vuoi neppure assaggiare la torta di mele e more? Beh, è deliziosa. Mamma Pig adora la torta di mele e more. Tutti adorano la torta di mele e more. Fischiettando. È una radiosa mattinata di sole e Papà Pig legge il giornale. Papino, che cosa stai facendo? Sto leggendo il giornale, Peppa. Però stai facendo un suono buffo, come mai? Sto fischiettando. Oh! Fischiettare è divertente, dovresti provare. Ma non so come si fa. È facile, devi soltanto unire le labbra e poi soffiare. Metti le labbra a forma di O, provaci. In questo modo. E poi puoi fischiare una melodia. Oh, la mia bocca ha una forma che non funziona. La tua bocca è perfetta. Devi soltanto esercitarti. Hai visto? È impossibile. Ci vuole del tempo per imparare a fare le cose importanti, come andare in bicicletta oppure suonare il pianoforte. Io ho impiegato anni per imparare a scuotere le orecchie. Per dindirindina. Mamma Pig è in cucina a preparare i biscotti. Cosa stai facendo, Peppa? Sto esercitandomi a fischiare. Oh, ho capito. Mamma, tu sei capace di fischiare? Non lo so, non ho mai provato. Ci vuole tantissimo esercizio.
Ce l'ho fatta! Mamma Pig sa fischiare. Facile per te, riesci a fischiare perché sei vecchia. Grazie, Peppa. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Oh. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh, no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susy Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susy? Ciao, come stai, Susy? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susy? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Adesso riesci a fischiare? Non c'è niente da fare, papino. Io non riuscirò mai a fischiare. È inutile. Ma ti sei esercitata? Sì, tanto. Però non ha funzionato, purtroppo. Hai bisogno di un po' di riposo, Peppa. Tieni, prendi un biscotto. Sono caldi, devi soffiare. Oh, e questo che cos'è? A me è sembrato il suono di un fischio, Peppa. Che bella melodia. Peppa ha imparato a fischiare. Io so fischiare. Il compleanno. Il signor Zebra, il postino, consegna una lettera a casa di Peppa. Oh, guarda! Qualcuno ha ricevuto l'invito ad una festa. Sarà sicuramente per me. C'è scritto a George Pig da Edmond Elefante. Per favore, vieni alla mia festa. Non c'è scritto per George e Peppa. No, solo George. Tanto non sarei mai andata ad una stupida festicciola per i piccolini come George. Pronto? Oh, è per te, Peppa. È Emily Elefante. Pronto? Pronto, Peppa. Che ne dici? Ti andrebbe di venire alla festa di Edmond come mia amica? Oh, sì, grazie tante. Mia mamma vuole che le diamo una mano con i piccolini. Davvero? Sì, possiamo aiutarla. Lo sai che anche Danny e Susy ci daranno una mano? Oh, bene, ciao. Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante. Oh, ecco i miei assistenti. Buongiorno, signor Elefante. Direi che la festa può cominciare. Alzi la mano chi vuole giocare alle belle statuine. Adesso vi dico le regole del gioco. Quando la musica parte, ballate. E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine. Pronti? Ai posti, via! Stai ancora battendo le palpebre, sei fuori! Yeah! Occhi, orecchie, pop! Ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Viva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma, abbiamo finito di giocare alle belle statuine!
Molto bene. Adesso giochiamo a passa il pacco. Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino. Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco. Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia. Non perdere tempo, Richard. Anche tu devi togliere uno strato di carta. Richard ha vinto una medaglia. George ha vinto una medaglia. Passa il pacco, forza! Ai ai, George non vuole passare il pacco al vicino. Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza! Edmond ha vinto! Mamma, anche il gioco del pacco è finito! Oh, magnifico! È ora di fare merenda adesso! Ah, i più grandi hanno occupato tutti i posti! Questa è la festa di Edmond, ricordate? I più grandi mangeranno dopo i piccolini! Ah, è vero! Siamo noi i più grandi! Succo di frutta! Succo di frutta! Succo di frutta! Gelato! Gelato, gelato! Ancora, grazie! Tanti auguri a te, piccolo Edmond! Tanti auguri a te, Edmond! La festa è finita! Complimenti agli assistenti! Avete lavorato davvero sodo! Sì, non è per niente facile occuparsi dei più piccolini. Ho bisogno di riposarmi un po'. E io ho bisogno di una vacanza. A scuola è il momento della ricreazione. Peppa e i suoi amici corrono e si divertono. Ai, che dolore! Che ti sei fatta, Peppa? Mi sono fatta male al ginocchio. Signora maestra, guardi, Peppa è caduta a terra. Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa e poi le mette un cerotto. Ora ti senti un po' meglio? Sì, molte grazie. Dunque, ascoltate, forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola. È di nuovo in ritardo? No, Susie, Pedro Pony è ricoverato in ospedale. Oh! E oggi noi andremo tutti a fargli visita. Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale. Una raccomandazione! Restate vicino a me! Non vorrei proprio che vi perdeste! Sì, Madame Gazzella! Chiedo scusa, signor Toro, sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte, destra, sinistra, destra, tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra. Oppure potete prendere l'ascensore. Probabilmente dorme, perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo. Ciao, amici miei! Ciao, 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 Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato! Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro. Pedro Pony, raccontaci come si sta in ospedale. È fortissimo. E sono brave le infermiere. Mi hanno regalato gli stickers. Oh! E poi arrivano tutte le volte che spingo questo pulsante. Mi domando chi può essere. Non sarà Pedro, forse?
Che cosa vuoi, Pedro? Noi infermiere siamo molto occupate. Ho tanto, tanto prurito. Anche se la gamba ti prude tanto, non ti possiamo togliere il gesso finché non siamo sicure che sia completamente guarita. No, non è la gamba che mi prude. Mi prude tanto questo orecchio. Ecco, così va meglio? Sì, la ringrazio. È ora di pranzo! Che cosa desideri mangiare oggi, caro Pedro? Potrei avere spaghetti al burro e budino di fragola, per favore. Ma tu mangi restando a letto? Sì. Sembrano davvero saporiti. Il dottor Orso Bruno è venuto a visitare Pedro. Che mi dici? Come andiamo oggi, Pedro? Ho un orecchio che mi prude un pochino, proprio in questo punto. Secondo me stai già molto meglio, Pedro. L'orario di visita è finito. Ciao, 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 Pedro! Ciao, a presto! Guarisci in fretta, caro! Certo, signora maestra! È un altro giorno di scuola. Peppa e i suoi amici giocano in cortile. Signora maestra, il mio cerotto si è staccato ed è caduto. Ne posso avere un altro, per favore? Non hai più bisogno di cerotti, Peppa. Il tuo ginocchio sta molto meglio. Oh, è vero! Ciao, ciao a tutti! Pedro Pony è tornato! Oh, bentornato, Pedro Pony! E il gesso che avevi, dov'è finito? Me l'hanno tolto perché la mia gamba sta molto meglio! E ti sembra abbastanza forte adesso? È molto più forte di come era prima, sapete? Anzi, è una super gamba! Ci puoi anche correre? State a guardare! A Pedro piace correre e divertirsi! A tutti piace correre e divertirsi! Guarda te! Peppa e George giocano a casa di Zoe Zebra. I piccoli Zuzu e Zaza stanno creando una giungla con la plastilina. George ha modellato un dinosauro con la plastilina. Peppa e Zoe stanno facendo un picnic con i pupazzi. Buongiorno, signor Scimmia. Le posso offrire una tazza di tè? Il signor Scimmia dice sì. Qual è la parola magica, signor Scimmia? La parola è per favore. Oh, ma noi non abbiamo un servizio da tè. Potremmo fare un servizio da tè di plastilina. Sì. George, possiamo usare un po' della tua plastilina, per favore? No! Zuzu, Zaza, dobbiamo fare un servizio da tè per il nostro ricevimento di pupazzi. No! Su, voi potete aiutarci a farlo. Io faccio la teiera. E noi facciamo le tazze da tè. Ecco, ora signor Scimmia può avere il tè. Questa teiera è troppo morbida. Le vere teiere però non sono morbide. La mia mamma sa fare dei veri servizi da tè. Lei lavora con la creta, sai, Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide. Così potranno contenere dell'acqua vera. Va bene, venite con me. Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche. Facciamo questo servizio da tè. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. È facilissimo, mamma Zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Ah no, ho rovinato tutto, uffa. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un bacco fatto di creta che non può far la seta! È un verme tutto a zigzag! Poi lo facciamo girare in tondo così! Mamma Zebra ha un po' di bitorcioli! Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani! E poi ci aggiungo un manico! Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze! Sì,
ma per un servizio da te servono più di due tazze. Lavoriamo tutti insieme, dai! Sì! Dinosauro! George ha fatto il solito dinosauro. George non sa fare altro che dinosauri, che noia! Oh, che dinosauro spaventoso! Ora dobbiamo cuocere il servizio nella fornace. Per far indurire la creta, si mette in una fornace. Il servizio da te sarà pronto. Evviva! Ora lo pitturiamo. Tutti dipingono il servizio da te con colori brillanti. Il servizio da te è finito. Ora possiamo fare il ricevimento dei pupazzi. Ognuno avrà la sua tazza da te personale. Oh, ci siamo dimenticati la teiera, però. Idea! Come teiera possiamo usare il dinosauro di George, che ne dite? Sì, riempiamolo di acqua del rubinetto. Servizio da te del mondo intero! Lo sanno tutti che i servizi da te più eleganti hanno sempre un dinosauro come teiera. Teiera!